Di nuovo alta tensione tra il governo Tsipras e l'Eurogruppo, che si appresterebbe a bocciare il piano di riforme giudicate incomplete con una tempistica troppo lunga. Resta bloccata l'ultima tranche di aiuti da 7,2 miliardi di euro e le casse di Atene sono quasi vuote. La BCE ha dato il via stamattina al programma di quantitative easing che serve a rilanciare l'economia dell'Eurozona iniettando 60 miliardi di euro al mese fino a settembre dell'anno prossimo. Il piano è partito con l'acquisto di titoli di Stato tedeschi per poi essere estesi a quelli di Francia, Italia e Belgio, ma le borse europee restano tiepide. Alla vigilia del voto finale della Camera sulla riforma costituzionale, il Premier Renzi dichiara di puntare sul referendum. Sarà il popolo a decidere. Nessuno può permettersi di fermare il cambiamento e ribadisce che si prosegue sulla strada delle riforme, su tutte quelle della legge elettorale ma anche della RAI. Ma la minoranza PD avverte, in questo modo si rischia di far saltare tutto. Silvio Berlusconi conferma che Forza Italia domani voterà contro la riforma costituzionale, ma non tutti sono d'accordo nel partito, dove continua anche lo scontro con Raffaele Fitto, e nella Lega Nord scade oggi l'ultimatum al sindaco di Verona: o lascia la sua fondazione o fuori dalla Lega. Che mi caccino pure, risponde Flavio Tosi. Due ceceni arrestati e fanno sette, sarebbero tutti coinvolti nell'omicidio di Boris Nemtsov, leader dell'opposizione russa. Uno solo di loro però avrebbe confessato, è un ex tenente dell'esercito decorato al valore nel 2010 da Putin. Due dei killer avrebbero agito per denaro, ma spunta la pista islamica, resta ancora il mistero dei mandanti dell'omicidio. Si completa la 26esima giornata di campionato. Contro il Sassuolo la Juve può approfittare del pareggio di una brutta Roma per chiudere con largo anticipo il discorso scudetto. All'Olimpico c'è Lazio-Fiorentina con le due divise da un punto e solo a tre dal Napoli. La squadra di Benitez ieri sera in vantaggio per 2-0 si è fatta rimontare nel finale dall'Inter. Buongiorno, benvenuti al telegiornale della 7. Oggi in primo piano abbiamo l'economia, perché è la giornata dell'inizio dell'iniezione di denaro fresco da parte della Banca Centrale Europea nelle casse degli Stati membri, il cosiddetto quantitative easing, che vedremo tra pochissimo, perché oggi è anche la giornata di un importante Eurogruppo che sta per cominciare a Bruxelles, dove si prevede il no dell'Unione Europea all'ultima tranche di aiuti alla Grecia, quei 7 miliardi di euro che sarebbero davvero importanti, però l'Unione Europea ritiene che non ci siano le condizioni, che il piano di riforme presentato dal Premier Tsipras non sia abbastanza importante e soprattutto non sia veloce quanto è invece necessario. Vediamo subito il servizio. L'Eurogruppo comincia solo tra due ore, ma una cosa sembra già certa. I greci oggi torneranno a casa con le tasche vuote. Non ci sarà per ora nessun via libera all'ultima tranche di aiuti. I 7 miliardi e 200 milioni resteranno così congelati nei forzieri elettronici dell'Eurotower. E intanto il governo di Atene, entro fine mese, deve far fronte alla scadenza che impone la restituzione di oltre un miliardo di euro al Fondo Monetario Internazionale. Il presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, ha anticipato le difficoltà della situazione in un'intervista a un giornale olandese. La lista di riforme chieste al governo di Alexis Tsipras è arrivata, è un punto di partenza, ma è anche lontana dall'essere completa e richiederebbe tempi molto lunghi di applicazione, esattamente quelli che Atene non sembra più avere. Dal Giappone, dove è impegnata in una visita ufficiale che prevede persino un faccia a faccia con un robot, si è fatta sentire anche Angela Merkel. L'Eurozona ha ancora un cammino difficile di fronte prima di poter chiudere la questione Grecia, ha detto la cancelliera. Il nostro obiettivo politico è quello di mantenerla nell'euro, ci abbiamo lavorato per anni, ma oltre alla solidarietà europea ci vuole anche la prontezza di Atene nell'applicare le riforme e gli altri impegni. Secondo i ministri delle finanze europee, a quanto pare la lista dei provvedimenti che verrà presentata oggi dal collega greco Varoufakis potrebbe essere un punto di partenza, ma manca degli indispensabili dettagli tecnici che devono darle sostanza e che dovrebbero essere discussi a Bruxelles dalle istituzioni creditrici, cioè in sostanza dalla Troica. Non aiutano certo a distendere i toni le dichiarazioni di fuoco del ministro della difesa greco Kamenos, che ha minacciato, in caso di risposta negativa dell'Eurogruppo, di concedere visti Schengen a migliaia di migranti extracomunitari, e tanto peggio per Berlino se tra loro ci fossero militanti dell'ISIS.
In questo quadro turbolento è abbastanza naturale la partenza pessima della borsa di Atene stamattina, che soffre tra l'altro per l'esclusione dal piano del quantitative easing, visto che i bond greci non hanno i necessari requisiti di affidabilità per essere acquistati in base al programma. Non brillano neanche gli altri listini europei, che forse l'effetto Draghi l'hanno già scontato nei giorni scorsi e che oggi sembrano più concentrati invece sull'attesa di un rialzo più vicino del previsto dei tassi americani e sull'andamento inferiore alle attese della bilancia commerciale tedesca. Diciamo dunque che da qualche ora la Banca Centrale Europea di Mario Draghi ha cominciato a pompare denaro fresco nelle casse degli Stati membri, appunto il cosiddetto quantitative easing, quel meccanismo che prevede da parte appunto della BCE l'acquisto di bond degli Stati freschi, e questo per combattere la deflazione, per rilanciare la crescita, per combattere l'abbassamento dei prezzi, che costituisce una pericolosa spirale per il rilancio e per appunto l'economia dell'Eurozona. Finalmente ai nastri di partenza. Stamani è arrivato il tanto atteso sparo d'inizio. L'arma non convenzionale antideflazione che la BCE ha imbracciato, ormai lo sappiamo bene, ha un nome inglese abbastanza oscuro, quantitative easing, e se lo si traduce in italiano allentamento quantitativo non è che si capisca di più. E allora si fa prima a spiegarne il funzionamento. A partire da stamattina, infatti, l'Eurotower ha cominciato ad acquistare titoli cartolarizzati, ABS, obbligazioni garantite delle banche, covered bond, ma soprattutto titoli di Stato dei paesi dell'Eurozona, ad eccezione di quelli di Grecia e Cipro, ancora sottoposti a programmi di salvataggio sul cosiddetto mercato secondario. Dunque, da qui almeno fino al settembre 2016, l'Eurotower stamperà moneta cartacea e virtuale, inondando il sistema di liquidità attraverso i suoi acquisti, 60 miliardi al mese. Ad effettuarli non sarà direttamente la BCE, ma le banche centrali dei singoli stati, nel nostro caso dunque la Banca d'Italia, che peraltro, in base ad un principio di non condivisione dei rischi fortemente voluto dalla Germania, si accolleranno l'80% delle eventuali perdite, solo il rimanente 20% sarà a carico dell'intero eurosistema. Gli acquisti, i primi secondo Bloomberg avrebbero riguardato Germania, Italia, Belgio e Francia, saranno effettuati in proporzione alla quota che ciascun paese detiene nel capitale della Banca Centrale Europea. L'Italia è al terzo posto dopo Germania e Francia, il che dovrebbe equivalere a 140-150 miliardi di titoli. Ma perché l'economia reale dovrebbe beneficiare di questa supermanovra? In primo luogo, la maggiore disponibilità di moneta favorisce il deprezzamento dell'euro e dunque le esportazioni. Inoltre, l'acquisto dei titoli di Stato comporta una riduzione dei tassi di interesse con ricadute benefiche sulle finanze pubbliche. Già solo l'annuncio dell'allentamento quantitativo ha provocato questi effetti. Anche oggi il rendimento dei nostri BTP decennali viaggia sui minimi storici. Ma soprattutto le banche, che incasseranno liquidità vendendo bond, dovrebbero finalmente essere incentivate a girarla a famiglie e imprese con mutui e prestiti, contribuendo a far ripartire consumi, investimenti e occupazione, il che significherebbe maggiore crescita. Obiettivo di lungo periodo l'uscita dell'Eurozona dalla spirale deflazione e stagnazione e il ritorno dell'inflazione vicino al 2%, che è poi la missione da statuto della Banca Centrale Europea. Insomma, una crisi economica così profonda, quella che attraversa l'Europa, da imporre riforme drastiche, riforme che l'esecutivo di Matteo Renzi ha per la verità già intrapreso con decisione, sia sul piano istituzionale che su quello più strettamente economico, riforme che saranno poi sottoposte al referendum, dice il Presidente del Consiglio. Matteo Renzi, confortato dai primi segnali di ripresa, rilancia la sfida. Sarà il popolo, nessun altro, a decidere se la nostra riforma del Senato va bene o no. Puntiamo al referendum, dice il Premier. Nessuno può permettersi di fermare il cambiamento. Guai a sedersi ora, si accelera. Governo e Parlamento andranno avanti fino al 2018. E avverte, la nuova legge elettorale non si cambia più, la prossima sarà la lettura finale. Parole che arrivano alla vigilia del voto della Camera sul disegno di legge costituzionale, con Forza Italia e la minoranza del PD sul piede di guerra. Silvio Berlusconi, con il plauso del leader leghista Matteo Salvini, attacca. Voteremo contro le riforme per dire no all'arroganza di Matteo Renzi. Posizione tattica, ragionano nel quartier generale del PD. I passaggi parlamentari decisivi sulla legge elettorale alla Camera e sulla riforma costituzionale al Senato, dove i numeri per la maggioranza sono risicati, ci saranno con ogni probabilità dopo le regionali, quando il clima da campagna elettorale sarà archiviato. Ma Renzi deve fare i conti soprattutto con la minoranza del PD, che punta a modificare l'Italicum con l'abolizione delle liste bloccate e minaccia di non votare la riforma costituzionale alla Camera.
Pippo Civati annuncia il suo voto contrario e il bersaniano Alfredo Dattore avverte. Si rischia una spaccatura nel partito che avrebbe ripercussioni su tutto il percorso riformatore. Dattore assicura, nessun asse con Forza Italia, faremo la nostra battaglia alla luce del sole, presenteremo i nostri emendamenti. Renzi ha scritto le riforme con Forza Italia e ora che gli azzurri si sono sfilati, il Premier considera immodificabili quei testi. Mi sembra una posizione illogica e inaccettabile. Piuttosto è Renzi che pensa di sostituire la minoranza del suo partito con i verdiniani. Il senatore Miguel Gotor insiste. Renzi prenda atto che il patto del Nazareno è finito e unisca il PD per cambiare la riforma del Senato e la legge elettorale. E anche oggi i dissidenti hanno disertato il secondo tempo del brainstorming con i parlamentari convocato da Renzi al Nazareno su fisco e riforma della pubblica amministrazione. Il Premier ha deciso comunque a tirare dritto e mette in cantiere un'altra riforma, dopo quella della scuola, annunciata nelle linee guida, che dovrebbe diventare un disegno di legge nel prossimo Consiglio dei Ministri, il governo metterà nero su bianco quella della RAI. Amministratore unico indicato da Palazzo Chigi, CDA più snello e non più nominato dalla Commissione parlamentare di vigilanza. Il Movimento 5 Stelle è pronto al confronto. Ma non accetteremo compromessi al ribasso, dice proprio il presidente della Commissione di Vigilanza RAI, Roberto Fico. Noi andremo avanti comunque con la nostra proposta, con requisiti stringenti e un sorteggio per scegliere i membri del Consiglio d'amministrazione. Ecco, ma la rottura sembrerebbe definitiva del cosiddetto patto del Nazareno, la presa di posizione di Silvio Berlusconi che dice no alle riforme di Matteo Renzi, trova Forza Italia spaccata al suo interno con appunto il presidente, l'ex presidente del Consiglio che ha appena finito di scontare la sua pena, i servizi sociali a Cesano Boscone, così come stabilito nella sentenza Mediaset. Il no di Berlusconi alle riforme riapre i giochi al Senato ma anche dentro Forza Italia. Sfruttando l'agibilità politica appena riconquistata, a mezzanotte ha finito di scontare la pena per il processo Mediaset, Berlusconi alza i toni e detta la linea dura da seguire in vista del voto di domani alla Camera sulle riforme costituzionali. Un messaggio chiaro per il PD ma anche un avvertimento per i suoi parlamentari, molti dei quali mal digeriscono l'idea di votare contro un provvedimento che negli scorsi mesi hanno sostenuto. Domani i deputati più vicini a Denis Verdini, l'uomo della trattativa con Renzi, potrebbero riservare sorprese al momento del voto in aula. Il messaggio dell'ex cavaliere arriva non a caso durante una manifestazione per le regionali in Puglia, perché se Berlusconi sa bene che per tornare centrale la partita sul Senato è un appuntamento chiave, sa anche che vuole arrivare alle elezioni amministrative con un partito unito e con alleanze solide, così da evitare ogni rischio di sconfitta. Le elezioni sono un'occasione di ripartenza e di rinnovamento del partito, ha detto il leader di Forza Italia, invitando a mettere da parte i narcisismi politici. Parole indirettamente indirizzate al leader della Lega Matteo Salvini, con i quale spera di chiudere un'intesa al più presto. Intesa che con il no alle riforme si avvicina all'orizzonte ma che ancora non c'è. Molto dipenderà anche da Flavio Tosi se deciderà di scendere in campo e se il nuovo centrodestra lo appoggerà, visto che il partito di Alfano ha già fatto sapere che con la deriva lepeniana di Salvini non vuole avere nulla a che fare. Stiamo lavorando per tenere insieme una coalizione la più ampia possibile per vincere ovunque sia possibile, afferma il consigliere politico di Berlusconi Giovanni Toti. Le elezioni non sono solo una prova a livello regionale, ma anche una prova che il centrodestra unito è capace di costruire un'alternativa a Renzi. Un altro fronte con cui Berlusconi deve fare i conti è quello interno al suo partito, con il ribelle Raffaele Fitto, grande assente alla manifestazione di Bari. L'europarlamentare azzurro ha infatti preferito andare a Palermo con i suoi ricostruttori, da dove ha assicurato che alle prossime elezioni regionali non parteciperà con proprie liste, ma resterà in Forza Italia. Poi è tornato a criticare il partito e Berlusconi, chiedendo di essere ascoltato e fare regole che portino a candidati eletti e non nominati. A complicare la vita dell'ex cavaliere ci sono comunque sempre i suoi guai giudiziari. Se non pensa più ai servizi sociali, adesso tutta la sua attenzione è concentrata sul processo Ruby. Domani arriverà la sentenza della Cassazione. Un no al governo, un no alle riforme, quello di Silvio Berlusconi in linea con la Lega di Matteo Salvini, che pure vive tumulti interni in vista delle elezioni amministrative di primavera. Il mio primo impegno è fare il sindaco di Verona, infatti sono qua nel mio ufficio che ricopre il mio ruolo e vado avanti a farlo. Poi quello che succederà se Matteo Salvini
lascerà che sia la Lega Veneta, come prevede lo statuto, a comporre le liste, a decidere le alleanze, ferma restando la candidatura di Luca Zaia. E quindi se toglierà il commissariamento alla Lega Veneta, è una ingerenza che la Lega Veneta francamente fa fatica a capire, perché ognuno padrona a casa sua, in particolare in Lega, e quindi i lombardi fanno le liste in Lombardia come hanno sempre fatto, in Emilia gli emiliani, i romagnoli, e in Veneto si arrangiano i veneti. Tosi non si dimette da nulla, il cerino resta in mano a Salvini. La spaccatura tra i due sembra insanabile e il futuro politico di Flavio Tosi, salvo accordi dell'ultima ora, dopo 25 anni di militanza, da domani non sarà più nella Lega Nord. Il commissario della Lega Veneta Giampaolo Dozzo continua a ripetere che i margini per un accordo ci sono ancora, ma se si vuole evitare la rottura, che per il Carroccio si potrebbe rivelare un grosso danno, bisogna agire in fretta. Entro la mezzanotte di oggi uno dei due dovrà fare il primo passo. Chi lo farà? Difficile dirlo. Il segretario del Carroccio e il sindaco Ribelle fino a questo momento non hanno arretrato di un millimetro. Tosi contesta il commissariamento della Lega Veneta e sembra non voler mollare la sua fondazione. Ricostruiamo il paese. Contrario a Salvini, che con il Consiglio federale di una settimana fa queste cose le ha decise. Tosi è convinto che dietro la decisione del Consiglio federale di commissariare la Lega Veneta, di cui lui è il segretario, c'è l'intento di scomunicare un progetto nato per unire il centrodestra. Un tentativo per liberarsi di lui, persona scomoda ma coerente. Ho sempre detto, fatto e mantenuto le stesse impostazioni, e per me la coerenza è un valore fondamentale. Non si fanno accordi, accordini, svendendo la propria coerenza, la propria dignità. Salvini nega che dietro a tutto ci siano giochi particolari e continua a ripetere: su Zaia non si discute, chi aiuta Zaia fa parte della Lega, chi fa polemica è fuori. Oggi in via Bellerio si riunisce la commissione disciplinare presieduta dal vecchio Bossi, che dovrà valutare alcune situazioni, non certamente quella di Tosi, per il quale non occorre nessuna espulsione. Se il sindaco non risponderà al diktat di via Bellerio un minuto dopo la mezzanotte di oggi, sarà fuori dal Carroccio. Un folto gruppo di cittadini ceceni sarebbero questi responsabili materiali dell'assassinio davanti al Cremlino di Boris Nemtsov, l'oppositore a Putin, e appunto sarebbero stati arrestati, sono stati arrestati mentre uno di loro si è fatto esplodere appena visti gli agenti. Lo avrebbero fatto per soldi, naturalmente su commissione, oppure per proteste, insomma, per contro la condanna al terrorismo islamico dell'oppositore russo, che è stato appunto freddato, piste che però non convincono i familiari e neanche gli amici, che continuano a parlare di un omicidio politico. Va avanti la caccia in Cecenia agli assassini di Boris Nemtsov. Con i due fermi di oggi sono 7 le persone arrestate per l'uccisione dell'oppositore russo lo scorso 27 febbraio a Mosca, e le indagini continuano a puntare sulle strutture d'élite delle forze di sicurezza del governo di Grozny. L'ultima operazione è scattata a Shelkovsk. I due sospetti, al momento sotto interrogatorio, farebbero parte del gruppo di ex commilitoni di Zaur Dadayev, l'ex ufficiale del battaglione Sever arrestato domenica, e di un altro militare suicidatosi ieri nella sua abitazione poco prima della cattura. Alla polizia moscovita l'uomo, reo confesso di essere l'unico organizzatore dell'agguato mortale, ha dichiarato di aver agito per vendetta contro la presa di posizione pubblica antislamica di Nemtsov all'indomani dell'attacco parigino alla redazione di Charlie Hebdo. Dadayev ha confermato anche di avere reclutato gli altri 4 cittadini ceceni arrestati, che avrebbero agito solo perché ben pagati. La pista dell'estremismo islamico che ha portato agli assassini dell'oppositore di origini ebraiche sta così creando forti difficoltà al leader ceceno Ramzan Kadyrov, alleato di ferro del Cremlino. Il premier di Grozny ha ordinato personalmente un'indagine sul passato dell'ex vice capo del battaglione Sever, eroe di guerra nella lotta agli indipendentisti, decorato in passato per le sue azioni sul campo dallo stesso Vladimir Putin. Dadayev, che conosco di persona, non avrebbe mai mosso un dito contro la Russia, ha dichiarato pubblicamente Kadyrov. So però che era rimasto colpito
colpito dalla vicenda delle vignette blasfeme di Charlie Hebdo, ma proprio dopo le stragi di Parigi, su iniziativa del governo ceceno, quasi 1 milione di persone avevano manifestato contro la satira occidentale su Maometto. Intanto Putin, che subito dopo l'uccisione di Nezov aveva assunto il coordinamento delle indagini, ieri è tornato sulla crisi ucraina, rivelando di avere ordinato un'operazione per il ritorno della Crimea alla Russia già nel febbraio del 2014, all'indomani della caduta dell'allora presidente ucraino Yanukovych dopo le proteste di piazza Kiev. Il presidente ha raccontato in TV di avere riunito i vertici della difesa chiedendo un'operazione per mettere in salvo l'ex presidente ucraino e mettere in sicurezza le basi navali sul Mar Nero. 4 giorni dopo, il 27 febbraio, uomini armati non identificati presero il controllo del Parlamento regionale della Crimea a Simferopoli, che in tutta fretta votò per un nuovo governo autonomo in Crimea. Ecco, l'Ucraina, un fronte caldo, un vulcano pronto ad esplodere, almeno quanto quello dello jihadismo, del sedicente califfato di al-Baghdadi, contro cui la coalizione internazionale prepara nuove strategie di attacco. La missione che ha portato questa mattina a Baghdad il capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti, Martin Dempsey, ha uno scopo ben preciso: discutere insieme ai vertici militari iracheni gli ultimi dettagli dei piani per la controffensiva di primavera. I raid aerei di questi mesi, condotti dalla coalizione a guida statunitense, hanno distrutto molte delle postazioni dei miliziani. Nelle prossime settimane l'esercito iracheno dovrebbe iniziare le operazioni. L'offensiva di terra dovrebbe concentrarsi inizialmente sulla provincia di Salahuddin, quindi puntare su Mosul, considerata la principale roccaforte dello Stato islamico. In queste ore i jihadisti di al-Baghdadi si stanno muovendo proprio nell'area di Mosul, con la devastazione di alcuni siti archeologici, dalla stessa Mosul a Nimrud ad Atra. L'ultimo è Khor Sabad, una distruzione che ha scioccato l'opinione pubblica mondiale. Le autorità del paese hanno lanciato un appello alla coalizione, mentre il segretario dell'ONU, Ban Ki-moon, si è detto oltraggiato ed ha invitato la comunità internazionale a porre fine urgentemente a questa devastazione efferata. L'avanzata dell'autoproclamato califfato procede anche in Siria. L'ISIS ha annunciato di avere ripreso il controllo di diversi villaggi della provincia di Al-Asaka, che erano sotto la protezione delle milizie curde. Nella provincia di Kobane almeno 12 combattenti curdi sarebbero morti in uno scontro con i miliziani di al-Baghdadi, mentre erano quasi tutti jihadisti, le 30 vittime dei raid aerei della coalizione che hanno bombardato una raffineria che si trova al confine con la Turchia. E si era arruolata proprio tra i soldati curdi una ragazza tedesca morta in combattimento nel nord-est della Siria. Le autorità di Londra intanto hanno confermato che le 3 ragazze britanniche imbarcatesi dall'aeroporto di Gatwick ora si troverebbero a Raqqa, in Siria, dove si sarebbero unite ai miliziani dell'ISIS. Da alcune ore l'ISIS poi può contare su un nuovo alleato che combatte nel continente africano, in Nigeria. Si tratta dei jihadisti di Boko Haram, che hanno giurato fedeltà e sottomissione ad al-Baghdadi. Contro di loro però è già scattata un'operazione congiunta condotta dagli eserciti del Chad e del Niger, che in queste ore hanno attraversato i confini. Adesso vediamo delle immagini decisamente più lievi, perché questa mattina alle 4:30 ora italiana è decollato da Abu Dhabi Solar Impulse, l'aereo che nei prossimi 5 mesi, eccolo vedete, tenterà di fare il giro del globo sfruttando solo l'energia solare per muovere i motori. Ai comandi ci sono 2 piloti svizzeri, André Borschberg e Bertrand Piccard, quest'ultimo figlio del grande esploratore degli abissi Jacques Piccard. Bertrand è stato anche protagonista nel 1999 del primo giro del mondo senza scalo in pallone aerostatico assieme al copilota Brian Jones. Il Solar Impulse dovrebbe riuscire a fare il giro del mondo in 12 tappe per poi atterrare nuovamente ad Abu Dhabi dopo aver percorso 5.000 chilometri. Siamo arrivati al calcio. Questa sera Lazio, Fiorentina e Juventus Sassuolo completeranno il quadro della 26esima giornata, altro match point scudetto per i bianconeri di Allegri, che potrebbero salire a più 11 sulla Roma, fermata ieri a Verona dal Chievo. E mentre il Cagliari esonera Zola per tornare a Zeman, Berlusconi conferma Inzaghi almeno per una settimana. 8 pareggi nelle ultime 9 partite. La Roma si è persa, qualcosa si è rotto. Lo ha capito anche Garcia, che ha definito inquietante lo 0-0 di Verona col Chievo. Il tecnico francese stenta a riconoscere la sua squadra, priva di ritmo e di gioco. Sperava in una sterzata, in un sussulto d'orgoglio. E invece niente, di scudetto non parla più nessuno. I giallorossi rischiano stasera di scivolare a meno 11 dalla Juventus, impegnata allo Stadium contro il Sassuolo. Nonostante l'andamento lento, la Roma ha
comunque conservato i 4 punti di vantaggio sul Napoli, che al San Paolo è sparito di colpo, sperperando l'ennesima occasione per avvicinare il secondo posto. I partenopei sono stati perfetti per un'ora, 60 minuti nei quali hanno messo sotto l'Inter con le reti di Hamsik e Higuain. Le correzioni in corsa di Mancini e il blackout degli uomini di Benitez hanno cambiato il match, permettendo ai nerazzurri di acciuffare il 2-2 con Palacio e il rigore di Icardi. Segnali significativi, sicuramente più incoraggianti di quelli che arrivano dal Milan. Sabato sera, dopo il mezzo passo falso con il Verona, Berlusconi avrebbe voluto esonerare Inzaghi, ma Galliani lo ha fermato. Situazione congelata per una settimana, fino alla gara esterna contro la Fiorentina. Quella viola è la formazione più in forma del momento e stasera vuole stupire anche all'Olimpico, nel faccia a faccia con la Lazio, che mette in palio punti pesanti nella corsa alla Champions League. Intanto, nella giornata che ha segnato il ritorno in campo del Parma, si è interrotta la striscia positiva del Torino. I Granata hanno perso a Udine dopo 12 risultati utili di fila, uscendo senza punti da una domenica segnata da 5 pareggi in 6 gare. La paura di perdere ha fatto la differenza a Empoli e soprattutto a Cesena. Grazie allo 0-0 col Palermo, i bianconeri di Di Carlo hanno raggiunto al terz'ultimo posto il Cagliari, che per uscire dalla crisi ha licenziato Zola e richiamato Zeman in panchina. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, poi vedremo insieme se ci sono degli aggiornamenti delle notizie. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio. Allora, non ci sono aggiornamenti importanti delle notizie, però rimanete con noi perché sta per cominciare TG Cronache con Caterina Bizzarri. Si parlerà di molte cose, tra l'altro delle auto blu nella cornice del contenimento della spesa pubblica, e poi anche si tornerà a parlare della Lega di Matteo Salvini. Sono le 14 in punto, vi ringrazio per essere stati con noi, arrivederci e a domani.